Dal 2 all'8 settembre chi vuole ridere in faccia all'estate che se ne va potrà farlo a Firenze grazie al Festival Stenterello, una rassegna di film, incontri e eventi dedicati interamente alla commedia d'autore. È importante perché recupera un'importante figura della commedia dell'arte fiorentina, cioè Stenterello, la figura fiorentina, e lo fa ripercorrendolo alle luci del cinema dell'attualità. E sempre con ospiti di rilievo in un quartiere, il quartiere 4, che ha sempre sostenuto questo progetto, quindi insomma come far vivere il territorio, tenere viva la memoria della commedia di Stenterello e di Firenze. Ideato dall'attore e regista Andrea Muzzi, grazie alla collaborazione artistica con Gianmarco Nucciotti, il festival propone un ricco programma di eventi e un nuovo premio dedicato, con una cerimonia che si terrà l'ultima sera, domenica 8 settembre alle 21.30 al Forte Belvedere. Per la prima volta dopo 6 anni, la 7ª edizione è 6 giorni la durata del festival, abbiamo inserito anche 3 documentari dedicati a 3 grandi figure della commedia, della commedia, Gigi Proietti, Massimo Troisi, e poi abbiamo fatto anche un CUP di teatro anche con Enzo Iannacci, dove ci sarà Anna Pavignano a presentare le Troisi, Paolo Iannacci e Carlotta Proietti. Poi abbiamo scelto 3 film, devo dire personalmente molto belli e ricercati, e poi abbiamo tutta una serie di incontri da Massimiliano Bruno, Giovannino Veronesi e Fabio Canino, che presentano il suo libro Raffa Book, e poi premi alla carriera, e quest'anno sono veramente tanti. Negli anni tanti gli artisti che si sono alternati sul palco, da Tina Cenci a Angela Finocchiaro, da Carlo Conti a Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Serena Dandini e molti altri. Quest'anno il festival prevede il premio alla carriera a Neri Parenti, Cinzia T.H. Torrini, Maurizio Lombardi, Antonio Catania, Massimiliano Bruno, Giovanni Veronesi, è un premio speciale a Fulvio Lucisano. Io credo sia importante dare sempre una figura attuale alle forme tradizionali dell'arte, come viene fatto in questo caso grazie al grande lavoro di Andrea Muzzi e della sua associazione.